E così stavamo attraversando l'oceano Atlantico, rinchiusi in una gigantesca fortezza aerea. Rimaneva poco tempo e l'avevamo dedicato a studiare il nostro inconsapevole ospite, arpeggio. Da giovane aveva frequentato una scuola prestigiosa ed eccelleva in tutte le materie. Fisicamente non era mai riuscito a confrontarsi con gli altri studenti. Purtroppo le sue ali erano troppo piccole e inadatte al volo. Pieno di rabbia per i limiti del suo corpo, aveva sfruttato la sua grande intelligenza per cercare una cura nelle opere dei maestri del Rinascimento italiano. I loro appunti avevano fornito molte idee a questo giovane genio. E ben presto la banda Clo l'aveva assunto come inventore capo. Grazie al suo talento, aveva scoperto come riutilizzare le parti di Clockwork nei loro piani criminali. E ora questa mente geniale le possedeva tutte. Era solo quello questione di tempo prima che le rimettesse insieme. E allora, non potevo proprio permettere che cadesse. Hola ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pochi e oggi siamo tornati qui su Slender, il bando dei ladri. Nella scorsa parte abbiamo sconfitto Jean Bison e recuperato non recuperato gli artigli di Clockwork. Oggi invece andiamo avanti. I frame di questo gioco sono sempre più schifosi, ma tralasciando il mio commento, andiamo avanti. Allora, andiamo. Vedi? Ispezione del potere generale sul dirigibile, ok. Ottimo. Riprendiamo. Ok, allora devo andare. Aspetta, cerchiamo di non fare figuracce. Ah, ecco, devo andare lì. No! Poi no, qua siamo proprio nel futuro. Allora, vabbè, io ho già avuto diverse creazioni con i laser. No!
Ero sicuro che non ci sarei riuscito. Allora. No, ok. Hop. Allora. Ok. Devo andare. Aspetta. Ah no, lì a fare la luna. Lì, devo andare lì. Andare lì. No! No! Là finisci. Fuso in mille pezzi. Allora. Oh, e dov'è che stavo? Oh. No, aspetta. Piace il fuoco. Bene, devo tirarlo qui. Ok, in poche parole devo andare anche qua. Dai, non ci riesco. Ok. Allora, dove devo andare? Aspettate. Lì. Ah, c'è la vicina. Perché la lenta? Oh. I miei strumenti hanno rilevato intensi campi magnetici provenienti dall'interno di quel dirigibile. Se Arpeggio sta già iniziando a riassemblare le parti di Clockwork, lo troveremo lì. Mi hai convinto. Va bene, procedo. Non c'è tempo da perdere, Sly. Raggiungi il dirigibile e scatta delle foto. Per elaborare un piano dobbiamo sapere quanto gli manca per la rianimazione di Clockwork. Calma, Bentley. Ho tutto sotto controllo.
Chissà se è vero che è tutto sotto controllo. Vabbè. Facciamo un bel tuffo nel vuoto. Ok. Vai. Scusate per il foto che avete sentito. Oh. Ok. Andiamo di nuovo. Allora. Dove? No, aspetta, qua. Ok, era qui. No, volevo soltanto vedere com'è il dirigibile. Ok. I frame, ragazzi, i frame. I frame, ragazzi. Non credevo che riuscissero a riassemblare Clockwork così velocemente. Tranquillo, Bentley. Anche se sembra completo, non pare sia molto, ecco, vivo. Seguiamo la procedura. Che ne dici se faccio qualche foto? Hai ragione. Ci servono informazioni per formulare un piano. Cerca di fotografare la testa di Clockwork. Un uomo meccanico e uno di quegli induttori magnetici rotanti sembrano avere un ruolo importante nella procedura, ma stai attento alle guardie. Se ti scoprono, non avremo una seconda possibilità. Ok, va bene. Ottimo. Ma dai. Non puoi essere un po' più veloce. Ok, ci siamo. Allora. No. No. Dai. Aspetta. Ok. Fatto. Sembra che gli induttori magnetici tengano unite le parti di Clockwork. Ok. Dove? Ah, ecco. Ah no, nessun oggetto. Ok, allora. No, non devo farmi scoprire. Devo andare dall'altra parte. Oh. Ok. No. No. Ok. Ah no, non è vero, non. Ok. Benissimo. Ecco qua. Clockwork
Heisenberg sembra del tutto inanimato. Forse c'è ancora speranza. Ok. Ah no, ok. Devo andare. Oh. Ok, qua. No! No, 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 no. Aspetta un attimo. Forse devo farlo da qua. Ok, allora. Ecco qua. Oh. Ah no. Allora devo fare fuori questa guardia. Oppure aspetta. Aspetta. Oh. Rilevo delle radiazioni provenienti dalle uova meccaniche. Non mi avvicinerei. Sly, sto captando delle voci dalla prua del dirigibile. Forse è arpeggio. Ok. No. Ok. Nila? C'è anche Nila? No, aspetta. Oh. Okay. Oh, eccolo! L'ideatore del dirigibile è la causa di tutti i nostri problemi. Non posso crederci. Deve essere sempre stato dalla parte di arpeggio. Non ho bisogno di studiare le foto per vedere le scritte sulla parete. Ormai è chiaro che Nila e arpeggio hanno cospirato insieme per ricostruire Clockwork. E sembra che siano pericolosamente vicini al loro obiettivo. Ascolta, Bentley, so che non è il tuo stile, ma mi serve subito un piano d'attacco. Trova un modo, uno qualsiasi, per impedire che Clockwork venga riassemblato. Beh, sembra che le parti vengano tenute insieme da quegli induttori magnetici. Se invertissi la loro polarità, Clockwork dovrebbe scomporsi. Purtroppo la postazione di controllo della velocità degli induttori è chiusa a chiave. Per raggiungerla, ruba le chiavi alle quattro guardie di pattuglia. Poi inverti manualmente la polarità di ogni induttore quando arriva al punto più alto della rotazione. Consideralo fatto. Io la dicevo che... Ok, devo aspettare. No! E che cosa hanno? La vista di un'aquila? Ah, vabbè che sono già aquile. Aspetta. No, dai! Oh.
Ecco fatto. Ora vai alla postazione di controllo della velocità per rallentare gli induttori rotanti. Ah sì, è questo. Fatto. Ok. Ok, allora devo andare. No, aspetta. Devo andare di là. Ok. Ok. Bene. Ok. Scusate. Ah no, ok. Stanno ruotando più lentamente, vai lassù e inverti la polarità di ciascuno di essi. Ah, ok. Allora. Bene. Io devo... Ragazzi, sono lenti. Ragazzi, ma che cosa slai oggi? Ma che cosa slai in queste parti? Perché mi sta facendo sclerare? No! Dannazione! Cioè no ragazzi, fatemi... Trovatemi un modo per prendere veloce PCSX2, vi prego! Trovatemi un modo! Comunque siamo già a 2 su 4. A terra su Clockwork. No. Dopo mesi materiale su Clockwork, eh? Se sono sti frame di. Se sono sti frame schifosi non rendono il lavoro molto più difficile. Thank you.
Vabbè, allora aspettiamo, allora teniamo un altro giro, va. Scusate ragazzi, ma in queste fasi sto veramente sclerando male. Dannazione! L'ho fatto al volo! L'ho fatto al volo, ragazzi! Ma cosa succede? I magneti sono stati invertiti. Ma... per Giove, sembra che le parti di Clockwork si siano saldate insieme. Eccellente! Ottimo, ragazzi. Siamo riusciti. Chiaramente opera tua. Ah, signor Cooper! Senza dubbio lei credeva di scomporre l'uccello invertendo la polarità, vero? Invece pare che abbia ottenuto l'effetto opposto. Le sono molto grato. Quando sarà a carico, mi unirò ai suoi circuiti e rinascerò! E tutto perché non sai volare. Patetico. Immortalità! È l'immortalità che desidero. Gli altri membri della banda Claw non sono stati lungimiranti. Si sono accontentati di usare le parti di Clockwork per finalità banali. Ma io no. Io no! Io ho capito subito cos'erano. Le chiavi della vita eterna! E quindi? Ha messo Nila sulle mie tracce al Cairo e ha aspettato che rubassi tutte le parti dagli altri membri della banda Claw senza mai far sospettare a nessuno che dietro ci fosse lei. Così sembra tutto facile, Cooper. Io ho aiutato la tua patetica banda a fare i primi colpi. Ero entusiasta quando Arpeggio mi ha permesso di sbatterti in prigione. Finalmente potevo cercare le parti da sola. Ah, ma trovare tutte le parti era solo metà del lavoro. Ci pensi, Cooper? Cosa ha tenuto vivo Clockwork per migliaia di anni? Era spinto dall'odio per la mia famiglia. Splendido! Proprio così! L'odio. Rimettere assieme i fili e gli ingranaggi è stato un lavoro da nulla rispetto ad accumulare un odio tanto grande. Non puoi far odiare la gente. Oh, povero e ingenuo ragazzo! La mia mente scrupolosa ha trovato il modo. Come il suo amico ippopotamo ha scoperto, il consumo di spezie rende furenti e suscettibili all'ipnosi. La contessa, grande ipnotizzatrice, ha elaborato un modo per controllare le persone usando luci lampeggianti. Io ho costruito questo dirigibile per usarlo come trasmettitore delle frequenze luminose giuste. L'unico problema era trovare una buona fonte di onde luminose. L'aurora boreale. Lei ha raccolto la sua energia per ipnotizzare chiunque si trovi sotto il dirigibile. Ah, per ipnotizzare chi ha mangiato cibi contenenti spezie illegali. Devo ringraziare Dimitri,
che con il suo Knight ha fatto consumare spezie all'intera città. Quindi sta andando a Parigi per attivare le luci ipnotiche e scatenare l'odio. È una crudeltà inconcepibile. Forse. Ma è anche necessario per dare l'immortalità a Clockwork. Ah, bene, il mio nuovo corpo mi attende. Sii gentile, Nila. Tienilo sotto controllo. Hopla! Stupido arpeggio. Ho ingannato la banda di Cooper, l'Interpol e Carmelita. Cosa ti fa credere che non avrei fatto lo stesso anche a te? È irragionevole. Tu sei la mia protetta, non la prossima candidata all'immortalità. Esigo che tu esca immediatamente da Clockwork. Altrimenti... Come sappiamo, la situazione è poco allegra. Nila si è unita alle parti di Clockwork e così si ha dato origine a Clockla, che è libera e sta terrorizzando il mondo. Il dirigibile è ancora diretto su Parigi. Immagino che il pilota automatico di arpeggio attiverà le luci ipnotiche per generare odio. In questo caso sarà impossibile fermare Clockla. Diventerà immortale. Ma abbiamo ancora una speranza. Nella sua nuova forma, per essere forte, deve assorbire moltissima energia dai motori del dirigibile. Se riusciamo a disattivarli, la ridurremo in uno stato di debolezza che non le consentirà di attaccare. Per raggiungere i motori, noi tre dovremo lavorare in perfetta sintonia. I colpi impegnativi che abbiamo eseguito in passato non erano che una sciocchezza al confronto pronto di quello che ci aspetta questa notte. Bene ragazzi, io non so veramente che cosa dire, questi frame del cavolo non aiutano. Per colpa di questi frame i miei video sono veramente troppo lunghi. Vabbè, ci vediamo ad un prossimo video. Non ce la faccio neanche Non ce la faccio neanche a dire ciao ragazzi.